è l'occasione appunto di un confronto che viene spesso auspicato da parte di tutti, ma che trova nel Partito Democratico uno dei soggetti che questo confronto lo favorisce. Voglio ricordare che nel presentare la festa dell'Unità di Milano potremmo unire la presentazione delle tante feste dell'unità che facciamo in giro per l'Italia, che sono occasioni di confronto, di dibattito, di riflessione, di approfondimento. Siamo, credo, l'unico soggetto politico che ha una presenza così capillare sul territorio e che offre sul territorio occasioni di dibattito, di crescita e di discussione. E credo che questo sia un elemento importante per noi, ma penso anche per la politica italiana. Sottolineo altresì che saranno presenti, come logico che sia, tutti i rappresentanti del Partito Democratico, saranno tutti protagonisti delle occasioni di discussione e di approfondimento. Vedo che oggi, diciamo così, qualcuno si è soffermato su qualche festa in giro per l'Italia chiusa da questo o quell'altro esponente del Partito Democratico. Non voglio, come dire, informare sommessamente che abbiamo numerose feste e che le chiusure delle feste spesso sono concomitanti. Debora chiuderà molte feste, come aprirà quella di Milano e come aprirà quella di Bologna. Io settimana prossima sono in giro per molte feste per l'Italia, concluderò la festa di Torino, concluderò altre feste, così tutti gli altri dirigenti del Partito Democratico. È singolare che qualcuno si soffermi come elemento, diciamo così, curioso il fatto che un esponente del Partito Democratico chiuda questa o quella festa.